Questa è l'indimenticabile galoppata di Ribaud sul rettilineo di Longchamp, quando ha conquistato da trionfatore a briglie basse l'arco di trionfo per il suo proprietario marchese Incisa della Rocchetta. Poiché è un cavallo come tutti gli altri, come dicono in scuderia, il fuoriclasse segue regolari e severi allenamenti. Suo pastore di biada ed erba tritata è uguale a quello dei compagni meno celebri, come la razione di fieno e di carote, 15 kg al giorno, e in periodo di gara gli danno anche 2 kg di zucchero. Camici, allenatore attento e fantino abilissimo, controlla le galoppate di salute del suo pupillo prodigio, che pure d'inverno, per sgranchirsi i muscoli, stacca subito i compagni di scuderia quasi fosse in gara. Ma al quartiere di Sverno, a Barbaricina, la disciplina è severa anche per i campionissimi. Ananna presto a fare lunghi sonni. Ribaud, pure obbediente, entra da solo nel box a sognare altre vittorie e tanto zucchero in premio.